è sempre un augurio, va benissimo. Succede? Grazie. Grazie anche per questa occasione. Assolutamente. C'è un po' di questioni su cui lavorare, ma mi sembra che ce l'abbiamo fatta. Tutto sta siamo sempre un work in progress, sia di testa che di fatto, quindi va benissimo. Un po' più vicino per dire. Ah, mi ero allontanata per lasciarvi il giorno. Buongiorno. Vogliamo farla anche con Luca? Anche con gli altri. Eccolo. Intanto iniziamo e Vero Luca, stai diventando pure tu. Allora, vai. Se ci possiamo accomodare, intanto iniziamo, la assessora Baldassare sta per arrivare. Comunque noi intanto possiamo iniziare perché seguito siamo degli impegni istituzionali, quindi dobbiamo iniziare. Quindi benvenuti, benvenuti a tutti, ai nuovi ospiti, grazie di essere qui. Adesso passo subito la parola alla sindaca. In questa presentazione di questa conferenza stampa sulla giornata della memoria e memoria genera futuro. Allora, innanzitutto grazie e benvenuti. Siamo molto contenti di presentare oggi una iniziativa che riguarda quello che sarà il giorno della memoria, che sarà un po' più lungo di un solo giorno, poi vi racconteremo, ma soprattutto siamo lieti perché questa iniziativa si inserisce in un percorso. Siamo tutti testimoni, anche se non direttamente abbiamo il dovere di ricordare quanto avvenuto in passato affinché non accada più in futuro. E devo dire che dobbiamo ricordarci che il giorno della memoria non deve essere una semplice commemorazione, ma deve essere qualcosa che ciascuno di noi porta dentro e trasmette a sua volta agli altri, perché la memoria deve essere qualcosa di vivo. Siamo tutti testimoni dei testimoni, abbiamo avuto questo enorme privilegio quando insieme ai ragazzi siamo andati a visitare i campi di Auschwitz e Birkenau, di ascoltare i racconti direttamente dalle parole dei sopravvissuti, e con loro siamo diventati testimoni dei testimoni, come noi lo sono diventati i ragazzi delle scuole che stanno lavorando da allora a un progetto attraverso il quale saranno loro a testimoniare quello che hanno vissuto in prima persona, le emozioni che hanno sentito, e trasferiranno a tutti i loro compagni che non sono andati un pezzetto di quell'esperienza. Perché è solo ricordando qualcosa che è entrato dentro di noi che possiamo farla rivivere. E questo per noi è molto importante. Inoltre, come vi dicevo, il giorno della memoria quest'anno sarà un po' particolare, nel senso che le celebrazioni dureranno 10 giorni e 120 in tutta la città, nelle scuole, nelle biblioteche, nei municipi, nei cinema. Cercheremo di far sì che questo ricordo inizi a vivere in tutta la città. Racconteremo la città nel giorno della memoria, nelle giornate, che saranno tante, della memoria. E per fare questo devo ringraziare tutte le persone che in questo periodo si sono spese e hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto. Partiamo dall'assessorato alla crescita culturale, l'assessorato alla persona, scuola e comunità solidale, la comunità ebraica, la Fondazione Museo della Shoah, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Sovrintendenza Capitolina. E soprattutto Wiesenthal, sopravvissuto alla Shoah, colui che ha dedicato la sua vita a rintracciare i criminali nazisti perché venissero processati. Lui diceva: quando fui liberato dai campi avevo perduto tutto, mi rimase solo la memoria. Ecco, quella memoria noi dobbiamo preservarla e tramandarla come testimoni dei testimoni.
Grazie. Buongiorno a tutti e soprattutto grazie. Grazie all'amministrazione capitolina e grazie a tutti coloro che si sono spesi quest'anno per creare un momento corale, un momento collettivo di memoria. Una città che si adopera, che si mette a lavorare, che ragiona per costruire un percorso non certo singolo, non certo individuale, ma che coinvolge tutti per ricordare. Ricordare, ma non solo, per acquisire una coscienza, una memoria collettiva, una memoria che fa parte di questa città, perché la Shoah, è vero, ha colpito gli ebrei, ma è stata una ferita profonda soprattutto per l'umanità, e della quale oggi più che mai sentiamo il bisogno di portare il peso e l'onere. L'amministrazione da subito si è messa a disposizione per lavorare e ragionare in un tavolo comune. Il calendario che vedete vede veramente una sinergia e un interesse da parte di tutti a rappresentare il loro sforzo. Se dobbiamo fare memoria, la dobbiamo fare in questa maniera, perché in un'epoca dell'io, dei singoli, in cui troppo spesso si evidenziano soltanto i bisogni di ciascuno, sapere di avere una città alle spalle che si muove in questa direzione e lavorare insieme è sicuramente una forza maggiore. So che questo è un impegno tanto oneroso, gli oneri però non sono mai un problema, soprattutto se si ha consapevolezza di poterlo fare in un percorso ragionato e comune. Voglio citare l'assessore Bergamo, se posso e se me lo permette. L'altra sera eravamo a una bellissima iniziativa con la quale la comunità ha aperto, diciamo, i suoi momenti di commemorazione, anche se per noi il percorso ovviamente si rappresenta durante tutto l'anno, insieme all'assessorato alla cultura della comunità, l'assessore Giorgia Calò. E Luca ha detto una cosa che secondo me è il senso di quello che si sta facendo. Siamo in una fase in cui ormai dobbiamo fare memoria della memoria. I sopravvissuti purtroppo se ne stanno andando, le testimonianze dirette si assottigliano, sempre più spesso ci troviamo a dover combattere chi diffonde odio o peggio nega. Se un senso deve avere la responsabilità che noi ci teniamo come leader e come comunque propositori, è quello di prendere questo testimone e lavorare sulla memoria della memoria. Grazie Luca per questa bella immagine, ma soprattutto per il lavoro a te, l'assessore Baldassarre, che si è costruito, e alla sindaca per la sua sempre cortese disponibilità. Grazie. Intanto, grazie della stima, come sa bene la presidente della comunità ebraica, Laura, io sotto la spinta e indicazione della sindaca, fin da subito abbiamo cercato di colmare delle lacune che si erano create nel periodo commissariato, in cui mancava l'attenzione al disegno della città, riprendendo in mano il viaggio della memoria e poi cominciando a lavorare insieme. Ciò che presentiamo oggi è una novità che si costruisce su un lungo lavoro fatto nel passato della città, però per la prima volta genera anche un segno, e il segno viene insieme a un'altra cosa, viene insieme a 100 iniziative che nella città per 10 giorni parlano, no? Raccontano, parlano, fanno pensare, fanno riflettere. La ragione per cui noi siamo, diciamo, convintissimi e dediti lavoratori su questi temi è che c'è un'attualità fortissima della Shoah, di ciò che ha portato la Shoah, e c'è una grande difficoltà da affrontare, appunto quella che diceva adesso Ruth, della perdita dei testimoni. Voi tutti sapete che sono stati pochissimi coloro che hanno avuto la forza di parlare dopo, no? Dopo l'esperienza dei campi immediatamente. Ci sono voluti tantissimi anni perché cominciassero a parlare, con poche eccezioni, e
grazie a loro, al loro coraggio e difficoltà anche che hanno dovuto superare per riuscire a parlare, si è costruito un percorso di riflessione collettiva sul tema della Shoah, in cui l'elemento del racconto personale, della visita dei luoghi con loro, è fondamentale, perché esce da una narrazione storica, entra nella vita delle persone. E noi stiamo vivendo una società in cui peraltro la parola scritta diventa sempre meno importante, no? È schiacciata dalla parola vista, raccontata, quindi in qualche modo c'è una ripresa di una forma di comunicazione, no? Di oralità nella comunicazione. E quindi perdere questi testimoni in un momento in cui la società è sottoposta a fortissime tensioni e grandissime paure, e a fondo nel nazismo, no, nel fascismo ci sono le paure, trovare un modo, no, per riconquistare questa memoria e forme per cui questa memoria riesca a essere ancora raccontata nel modo in cui è accessibile a ragazzi e ragazze è fondamentale. Per questo stiamo cercando di dargli struttura, non dargli episodicità, e dargli struttura in modo tale che soprattutto la seconda generazione, i figli, quelli che sono chiamati figli del silenzio, e poi i nipoti, e lei fa riferimento a tutta una discussione molto interessante che è stata fatta su questo, riescano, diciamo, a loro volta a raccontare, e non raccontare la Shoah, perché non possono raccontare la Shoah, ma riuscire a raccontare che cosa, no, di quell'esperienza è derivato nella loro vita e come possono riprodurlo. In questo ci sono, come sapete, i ragazzi, lo diceva la sindaca, li hanno chiamati testimoni, ragazzi che hanno partecipato al viaggio lì ad Auschwitz quest'anno, a cui abbiamo messo a disposizione uno spazio dell'amministrazione comunale per incontrarsi tra di loro e provare a identificare come il loro racconto dell'esperienza fosse capace a loro volta di riprodurre un'esperienza per altri. E loro, se per esempio, hanno cominciato a immaginarsi che per riprodurre l'esperienza c'è bisogno di costruire uno spazio che assomiglia a uno dei vagoni merci che hanno utilizzati per deportare le persone, e obbligare i visitatori di questo racconto, l'esperienza, ad entrare in uno spazio fisico in cui stanno costretti al buio, no? con odori pesanti per un periodo breve anche della visita, e poi al termine di questo periodo breve della visita sentire fuori, no, delle voci, dei suoni violenti che non capiscono, perché uno dei problemi che loro hanno colto stando in quel posto è che l'elemento del linguaggio, la tua linguaggio è fortissima, uno legge questo e se lo vive cambia. Questo è il prodotto del lavoro che stanno facendo, no, anche oggi i ragazzi, che noi speriamo riesca a diventare presto una mostra. Alcune di queste cose ci saranno da parte loro, ci sono dei filmati molto belli fatti nel corso della giornata del 27. Io mi fermo qui, il programma ovviamente non lo illustro per questo momento. Voglio ringraziare le strutture che hanno collaborato, no, a questo lavoro qui. Spero di non dimenticarne nessuna, nel caso faccio ammenda. Ovviamente la comunità ebraica, i nostri dipartimenti, no? Dipartimenti e la sovrintendenza che domina, la Fondazione Museo della Shoah, l'Unione delle Comunità Ebraiche, i Teatri Cintura, l'Azienda Speciale Palexpo, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Teatro dell'Opera, l'Associazione Teatro di Roma, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Roma Europa, la Fondazione Maxi, la Casa del Cinema, l'Istituzione delle Biblioteche. E un inedito che vorrei sottolineare, una collaborazione che abbiamo stabilito con l'AMEC, con l'Associazione Nazionale di Sergenti Cinematografici, che hanno deciso di dedicare una parte della programmazione del 26 in una serie di sale della città, in modo che il racconto sia un racconto, no, a cui si può accedere attraverso anche la programmazione delle sale. E, naturalmente, il supporto tecnico di Zerima, che dà assistenza nella realizzazione. Io qua mi fermo, ho parlato tantissimo, in realtà questo lavoro è fatto assolutamente a metà da me, soprattutto dalle persone che lavorano con noi, e lascerei la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutte e tutti. Allora, noi abbiamo pensato anche di introdurre delle innovazioni, no? E questo è frutto appunto di un rapporto con
importante della comunità ebraica e anche di una metodologia anche nuova di lavoro. Stiamo lavorando di più insieme, direi, in modo permanente, non soltanto una tantum, insomma, su singole iniziative. Perché il tema di, cioè, della trasmissione della memoria è un tema centrale, appunto, anche per costruire il futuro. E allora noi non abbiamo voluto soltanto organizzare una serie di iniziative, ma ci siamo anche posti, e ci porremo sempre in modo permanente, il tema dell'efficacia della nostra azione. E per questo appunto veniva ricordato anche l'innovazione che abbiamo introdotto nel lavoro con i ragazzi, nel lavoro con le scuole. E quindi non sono delle iniziative una tantum, ma noi stiamo cercando su questa tematica di costruire dei percorsi. Dei percorsi che coinvolgano l'intero territorio, questa è una parte anche importante del lavoro che oggi presentiamo. Abbiamo voluto appunto che fossero delle iniziative su tutto il territorio romano, centro e periferie. Abbiamo voluto che fossero delle iniziative che coinvolgessero le scuole, i ragazzi, ma anche gli anziani. Per la prima volta appunto abbiamo cercato il coinvolgimento dei centri anziani e sempre di più lo faremo in prospettiva, perché la memoria ha anche molto a che fare ovviamente con gli anziani. E credo che il tema della trasmissione della memoria nel tempo sia un tema, io lo ricordo sempre perché ci sono delle pagine molto belle di proprio Primo Levi, che si poneva il problema di come avremmo poi nei decenni successivi trasmesso tutto quello che era successo. Questo è un tema personale e un tema politico. E poiché appunto quando il tema diventa politico ha a che fare con la polis e con l'idea che noi abbiamo di città, io vorrei qui ricordare, noi lavoreremo insieme 10 giorni, 100 iniziative, però questo ha molto a che fare con la costruzione del futuro, perché probabilmente una città senza memoria è anche una città senza futuro, e per questo abbiamo scelto anche di memoria genera futuro come tema centrale di tutte queste iniziative. E l'innovazione per noi è importante, non possiamo soltanto appunto replicare iniziative fatte, non possiamo abituarci nel ripetere questo tipo di celebrazioni, quindi chiediamo veramente a tutti di partecipare anche con suggerimenti, perché per noi diciamo l'impegno sulla memoria è un impegno politico molto serio. Grazie. Grazie. E se ci sono domande dirette ovviamente alla conferenza stampa. Allora vi ringrazio. Buongiorno, noi siamo Forte Uomini Roma. Volevo chiedere se le iniziative si possono trovare su un unico sito, cioè chi vuole partecipare dove è possibile vederle. Sì, a seguito appunto di questo incontro vengono pubblicate tutte le iniziative, abbiamo dato un quadro di riferimento comune, quindi troverete tutte le iniziative pubblicate. Dice dove? Sul comunicato stampa dal sito del comune, verrà rilanciato poi sulle pagine del due assessorati. Anche sulla comunità. Anche sulla pagina della comunità. Facciamo la parte. Ovviamente le istituzioni che sono coinvolte, no, singolarmente, ciascuno di loro ha, no, informazioni parziali o totali su quello che accade. Abbiamo dimenticato di dire una cosa che è importante, che però diciamo, tutti i municipi, no, hanno deciso essi stessi di organizzare iniziative sul territorio, e troverete nell'elenco anche le iniziative che sono state organizzate nei municipi. Quindi l'intenzione politica non è limitata, se vogliamo, semplicemente, no, all'amministrazione centrale, ma è una volontà molto diffusa sul territorio di seguire questo percorso, come diceva Laura. Innova e costruisce, cioè cerca di generare futuro. Altre domande? Grazie. Arrivederci. Un piacere. Sono in debito.